Collegato da Verona. Buonasera Di Battista. Buonasera a voi tutti. Io la sento poco, però proviamo intanto a dialogare. Di Battista, insomma, ha sentito i temi oggi, questo weekend che si tinge di rosso con la CGIL in piazza. Voi oggi Di Maio ha detto che volete abolire l'articolo 18, che la legge Fornero la volete abolire anche quella. Allora perché non scendere in piazza con i sindacati? No, non vogliamo abolire l'articolo 18, già l'ha abolito la sinistra o queste frattaglie della sinistra, è il contrario, lo vogliamo ripristinare per le imprese che hanno più di 15 dipendenti. Perché non scendere in piazza? Io sono estremamente critico con i sindacati, non è che ce l'ho con i sindacati o i bravi sindacalisti, per l'amor di Dio. Io ce l'ho con il sistema dei grandi sindacati, perché ho visto segretari generali della CGIL finire in Parlamento col Partito Democratico, poi se ne sono andati, prima Cofferati, poi Epifani, poi vedremo quel che farà la Camusso. Noi pretendiamo che i sindacati difendano sempre i lavoratori, il Movimento 5 Stelle appunto è favorevole al ripristino dell'articolo 18 che è stato abolito in questo paese, fatto al contrario appunto dalla sinistra. No? Io, Enrica, noto che in questo momento ci attaccano tutti. Ci attacca la Meloni dicendo che noi siamo il partito di sinistra, quando la Meloni con Bersani e con il Partito Democratico ha votato la legge Fornero. Ci attacca Berlusconi dicendo che siamo contro la classe media, quando anche Berlusconi ha votato per la legge Fornero. Ci siamo tagliati lo stipendio, abbiamo sostenuto la piccola e media impresa, abbiamo un programma economico molto importante. Tutti i partiti politici tentano oggi di terrorizzare gli italiani in vista di un possibile governo del 5 Stelle, perché sono loro terrorizzati, perché facciamo una legge anticorruzione e gli svuotiamo il partito a Berlusconi, perché facciamo una misura straordinaria per la piccola e media impresa, perché diamo un reddito di cittadinanza a coloro che vivono al di sotto della soglia di povertà, perché aboliamo Equitalia sul serio, perché aboliremo la legge Fornero. Abbiamo un programma serio e noto che tutti i partiti sono terrorizzati, ma fanno bene ad essere terrorizzati, perché anche rispetto a vitalizia o sceni privilegi siamo gli unici che siamo credibili appunto per poterli abolire. L'obiettivo del 5 Stelle è andare al voto il prima possibile, fatto sta che la legislatura deve ancora finire e vogliamo approvare due leggi, quella sul biotestamento, perché che ne dica Salvini è una legge sacrosanta che serve ai vivi e che è un diritto sacrosanto, e la benedetta legge per l'abolizione vitalizi che è passata alla Camera e deve ancora passare al Senato. Questo si deve fare prima della fine della legislatura e poi si andrà al voto, ripeto, il prima possibile, e decideranno i cittadini italiani se darci una possibilità o riaffidarsi a Berlusconi e alla sinistra o a tutti i partiti che sono corresponsabili dei disastri in Italia. Di Battista, senta, probabilmente prenderete una valanga di voti, chissà se mai arriverete però ad essere maggioranza per poter governare. Domani nasce questo partito alla sinistra del Partito Democratico, tante cose avete in comune, tra le quali appunto l'abolizione del Jobs Act, il ripristino dell'articolo 18 e altre cose. Può essere un interlocutore possibile per un accordo di governo se non doveste avere i voti per governare? L'unico interlocutore è il Parlamento. Questo è quello che farà il Movimento 5 Stelle. Si presenterà da solo, come avrò ripetuto un milione di volte. Qualora dovessimo avere l'incarico di governo, il nostro candidato Premier, insomma, si presenterà alle Camere e dirà: questo il Parlamento faccia il Parlamento, perché negli ultimi anni il Parlamento non ha mai fatto il Parlamento, ha fatto il passacarte del governo. E il governo ha queste priorità: l'abolizione della legge Fornero, l'abolizione di Equitalia, una misura straordinaria per le piccole e medie imprese, una vera legge anticorruzione, anche una legge sul conflitto di interessi che evidentemente non l'hanno abolito, non per colpe Berlusconi, ma perché il PD è immischiato nel conflitto interesse, guardate il fatto delle banche, e appunto e il reddito di cittadinanza, che è fondamentale, che non è assistenzialismo ma è una manovra economica che serve per ridare dignità a milioni di italiani che vivono al di sotto della soglia di povertà. Vedremo chi all'interno del Parlamento ci starà per appunto far partire un governo. Poi dipenderà sempre dai cittadini italiani. Io lo dico in maniera molto schietta agli italiani: basta lamentarsi. Qua il Movimento 5 Stelle si è fatto il mazzo in questi 5 anni. Io non ne posso più degli italiani che si lamentano e basta, o non votano o rivotano sempre gli stessi. Chiediamo un'occasione. Poi se dovessimo fallire,
i cittadini voteranno qualcun altro, ma hanno votato il centrodestra, hanno votato Berlusconi che rifà le stesse promesse del 94, hanno votato la sinistra che ha governato in questi 5 anni massacrando i lavoratori, massacrando la scuola pubblica e massacrando la sanità pubblica. Vogliamo un'occasione, pensiamo di avere il diritto ad averla, poi, ripeto, se dovessimo fallire ritorneranno ai partiti storici, ma noi un'occasione penso che ce la meritiamo anche. Certo, Berlusconi ha detto che ucciderete il ceto medio con le vostre politiche. Ripeto, lui è un disco rotto, ha una paura enorme del Movimento 5 Stelle e ha detto che noi siamo più pericolosi dei comunisti, ma dal suo punto di vista lo capisco, ma ha ragione. A parte lui, un comunista, l'ha pure rivotato Presidente della Repubblica Napolitano, non me lo dimentico, ma poi io non dimentico neanche quel discorso osceno che fece Violante, era il 2003 in Parlamento, quando disse: Berlusconi, non ti abbiamo toccato le imprese, non ti abbiamo fatto il conflitto di interessi, Mediaset durante il nostro governo ha aumentato il fatturato. Cioè c'è un consociativismo tra Partito Democratico e Forza Italia è totale. Il Partito Democratico non ha mai fatto opposizione al Movimento 5 Stelle, a Forza Italia. Noi abbiamo fatto opposizione appunto al berlusconismo, come abbiamo fatto opposizione al renzismo, che sono due facce della stessa medaglia. Per cui io mi rivolgo pure agli elettori, che io pure un tempo votavo il Partito Democratico. Se pensate appunto che l'unico modo oggi per contrastare il ritorno di questo personaggio che ha fatto danni enormi, leggi ad personam, creazione di Equitalia, leggi incostituzionali, una morale vergognosa che ci prendono in giro in tutto il mondo appunto per Berlusconi e per tutto quel che ha fatto. Se vogliono darci un'occasione, noi siamo gli unici che ci opponiamo a questo sistema del berlusconismo. E mi meraviglio della Lega che parla di abolizione della legge Fornero e va a braccetto con Meloni e Berlusconi, che la legge Fornero l'hanno votata. E mi meraviglio della destra legalitaria che cita Borsellino e poi sta insieme a Berlusconi, uno che ha fondato un partito con un tizio che si chiama Marcello Dell'Utri, che favorì Cosa Nostra, ora in carcere per favoreggiamento a Cosa Nostra, ovvero quell'organizzazione criminale che ha fatto saltare in aria Borsellino. Gli italiani si devono anche un po' svegliare, si devono anche un po' svegliare. Bene, grazie Alessandro Di Sbattista per essere stato ospite di Sabato e Domenica 24, buon lavoro, anche se lei non è ricandidato, mi sembra decisamente dettare la linea ancora dentro il Movimento 5 Stelle. Assolutamente, per me Enrica si può fare politica anche al di fuori delle istituzioni, è quello che voglio fare nei prossimi anni. Ho deciso di non ricandidarmi, l'ho sempre detto, ma in questo paese fatto alla rovescia fa più scandalo un parlamentare che molla una poltrona che orde di onorevoli che fanno patti con il demonio pur di rimettere quei deretani sugli stessi scranni. È incredibile, un paese fatto alla rovescia che il Movimento 5 Stelle intende raddrizzare. Grazie Alessandro Di Battista.